C'è da piangere, ragazzi, c'è da piangere, altro che da ridere. Che situazione. Che situazione, sfigarsi. Nome tutto un programma, ragazzi. Come avete già visto nello scorso episodio, si è perso praticamente di punto, no? Ma sta giornata andata così, così come state per vedere, perché giochiamo contro le bianco-nero, contro il terzo in classifica. Abbiamo perso 3-2 con il primo, 2-1 con il secondo. E questa giornata contro il terzo, cosa avrà fatto? Lo sfigarsi della prima giornata, praticamente. Cambio nome, ma forse le abitudini non cambiano. Vediamo, vediamolo subito. Prima like, sostegno. Guardate tutto il video, anche se so di certo che questo video farò poche visualizzazioni, perché gli ultimi video sono andati male, ma non ci scoraggiamo. Non del fate, intendo gli ultimi video fatti, post partita, tranne quello del Napoli. Ragazzi, ragazzi. Partiamo da lui, così vi fate già i calcoli, no? 3-4-3 ha fatto una strana Madonna, raga. Lo va dicendo in giro da tre giornate. Questa era la terza. Però ha veramente fatto una strana Madonna. Ne ho subito le conseguenze, perché mentre Skorupski in porta, che prende 7 meno 1, 6, ma para rigore, il secondo rigore a Sabiri lo para, quindi voto 9. Praticamente ha segnato Skorupski proprio così. Perché non è finita qui, ragazzi. Difesa a 3 con Rachmani che fa assist, 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Mancini prende 6 e mezzo. E poi c'è l'altro assist di Danilo, 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Centrocampo a 4 che fa veramente le buche, ragazzi. Ha fatto proprio le buche, come stavo dicendo prima. Intanto la canna è un po' sporca, però sti cazzi. Orsolini 8 più 3, 11. Ma si può, ma si può. Ecco, pure la gamba si rifiuta, 8 e me 8 8 8, ha segnato a fine partita, 8 8, va bene, va bene, ci sta per modo di dire. 11 punti. Pessina 6, Minacciuk 6 più una 7, e Agudelo 5 e mezzo, ammonito 5. Poi vi dirò chi aveva in panchina, ragazzi, perché se metteva lui faceva un bel po' di punti in più. Attacco a 3, ragazzi, Osimhen segna a profusione ormai, 7 e mezzo più 3, 10 e mezzo. Lookman prende 5 e mezzo, e Giroud da subentrante prende 6. Quanto ha fatto, ragazzi? Ma prima, ragazzi, vi devo dire che il nostro Ale ha lasciato Mkhitaryan secondo, panchinaro 7 più 3, 10 a centrocampo, e in attacco secondo panchinaro Caputo con 6 più 1 a 7. Quindi se metteva Mkhitaryan al posto di Agudelo faceva 5 punti in più, e se metteva, vabbè, Caputo non l'avrei messo neanche io, però Caputo
capo del posto di Lukman, un punto e mezzo in più. Quindi 5 punti in più, 6 punti e mezzo in più, ha fatto 81 e mezzo. Più 6 e mezzo, ragazzi. Faceva 88. Quindi fa 3 gol. Avrebbe fatto 4 gol. Io manco leggo la mia, cioè, ragazzi, è il modulo che porta sfiga, secondo me. È il modulo con le scelte, eh. Ma 3 gol non ci sarei mai arrivato, ragazzi. Mai, 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 mai. Rui Patricio, ragazzi. Rui Patricio, 6 più 1 a 7. 3-4-3-1. Andrò su 4-3-3. La prossima. Anche perché la difesa è il reparto migliore che ho. Perché Di Lorenzo prende 6 e mezzo, Smalling prende 6 e mezzo, ammonito 6, non ci sarà la prossima. Come faccio mo la difesa a 4 pure io? Vabbè. E Bastoni prende 6 e mezzo, però che c'ho Darmian, però vabbè. Centrocampo a 4, Brozovic prende 6. Frattesi 5 e mezzo, Ferguson 6 e mezzo, non fa assist, non fa. Ricci è rotto, porca vacca. E Candreva prende 6 e mezzo in attacco, l'unico è Højlund che prova a fare qualcosa, l'attacco a 3, 6 più 3, 9. Dzeko prende 5 ancora e Gajić prende 5 e mezzo in panchina, ragazzi. Shaarawy primo panchinaro 6 e mezzo, Duda secondo panchinaro a 6. Quanto fa a sfigarsene? Secondo me fa 70 e con questi 2 punti in più avrei fatto 2 gol, ma non sarebbe cambiata la musica, ovvero Shaarawy a posto di Gajić. Facciamo un punto. Facevo 71, Duda al posto di Frattesi mezzo punto, e ragazzi, se mettevo più un attacco al posto di Dzeko facevo un altro mezzo punto in più, quindi 2 punti. Facevo 72 e perdevo di corto. Fatto sta che si perde 1 a 3, 1 a 3, vedi, 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 vedi,
0 punti, 0 punti, 0 punti e ragazzi, cambia, perché andiamo a vedere il risultato. Partito dementi, vince contro FC Real Madrid 2-1, quindi non perdo punti dal primo, incredibile. Cialtronestin perde 0-2 con Jalentus, io perdo 1-3 con Ale e Vito perde 1-0 con Leo. E quindi la classifica cambia, ragazzi, perché Real Madrid rimane a 45, partito dementi sale a 42 secondo, ma BFC subito dietro a 41 e ragazzi il quarto posto è di Leo, 32 punti, quinto posto, ragazzi siamo quinti, quinti. Adesso che la parte di calendario in teoria è più facile con le altre 4. Juventus sale a 25 ma rimane sesto e gli ultimi due sempre a braccetto a 18. Cialtronestina, Yaya Cucutorre e Yaya Ciuciu dovrebbe essere il nostro prossimo avversario, proprio così, siamo in trasferta. Dobbiamo riprenderci il quarto posto. Facciamo una cosa alla volta, che perché a fanculo Juventus, Zil, Madonna, io spero cada, però vediamo un po', step by step ormai, primo posto come detto è dista 14 punti, ma non la vedo possibile, bisogna andare a piccoli gradi, piccoli gradini, salirne uno alla volta, provare a fare un filotto, ma ormai di questi tempi, con la sfiga che abbiamo
sembra difficile anche questo, anche con le squadre dietro di noi. Attenzione, attenzione. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, sfigarsela, perde la posizione. Onore ad Ale della Mambo FC. Non mi arrabbio neanche più, tanto ho capito come deve andare questo fatto. Però bisogna salvare la faccia, bisogna salvare la faccia e ritornare nella prossima triade. FC Real Madrid, partita di menti, FC con dei punti accumulati da questi prossimi quattro incontri.